It's like this, y'all. It's like that, y'all. Bella a tutti ragazzi, oggi sto a Milano a fare shopping con un mio amico qua, Valerio, e adesso incontriamo un altro nostro amico che è Domenico Formighetti di Formighetti in Instagram, penso lo conosciate già, e benvenuti in questo video, ciao! Ecco qua, siamo quadrati dalla moda e adesso facciamo un salto da Balenciaga e vediamo se c'è qualcosa da comprare, va? C'è una sciarpa Balenciaga fighissima con tutta la scritta del logo sopra. Guardate, c'è scritto pure Balenciaga in piccolo qua dappertutto. Vediamo un attimo il prezzo. Beh, 6,50. Sto decidendo cosa acquistare. Adesso vediamo un attimo. Ho visto questi pantaloni qua. Questi qua rossi, pazzeschi. Adesso vediamo un attimo quanto costano, va. Vediamo un po' quanto vengono. 425 meno il 30%. Però non so se comprarli perché sono molto pesanti per l'estate, quindi fino a ottobre non me li metterei. Ecco il formica qua. Guarda, sta bene, oh, bello. Però la gamba stringe veramente un sacco. Cioè, sulla coscia. Sì, però cioè, comunque boh, è un fit, no? Esatto. Tipo i needles quelli più stretti, una versione più stretta. Tipo questi c'ho addosso io. Cioè, vedi, è tipo... No, questo è molto più stretto. Più stretto? Guarda come sta. Ah, sì, è vero. Perché c'è il punto stretto sul ginocchio. Il punto è al ginocchio che si stringe. Cioè, tipo anni 70. Molto fighi, però, secondo me. Sono caldi? No, la swag è sofferenza. In primis. È vero, è vero. Cioè, mi viene molto più volentieri quelli in velluto che questi. Provate un attimo in caso. Certo, non venire un altro pezzo, cioè un pezzo è un altro pregio. Vediamo un attimo il cappello quanto costa. Mi vale 2,50, che dito devo comprare? Vediamo un attimo. Secondo me è molto figo. Un fake. C'è anche apparizione di un fake di Barletta, lo vedete qui. Il fatto è che non lo sanno, però vabbè. Si tratta sempre di un fake di Barletta, Supreme Barletta. Spottato. Ho comprato il cappellino Balenciaga alla fine, eccolo qua dentro, poi farò una recensione sul canale. Adesso stiamo andando al prossimo negozio, vediamo se c'hanno qualcos'altro da comprare di roba streetwear ed alta moda. Ecco, siamo all'Excelsior, mo piano a uomo, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, va? Da comprare di buono. Pure questo off-white non è fatto male, no? Tutte felpe, queste qua è collezione passata, quindi non è sconto, vediamo se troviamo qualcosa qua anche. Ne pensate voi? C'è tutto il completo. Excelsior c'è tutta cagare, la roba non abbiamo preso niente, però ci siamo consolati con pando gelato, fanculo la moda cosa di gelato. Bello. Allora, piazza del Duomo, tra poco prendiamo un taxi e ritorniamo in albergo. Sarebbe figo tipo a Los Angeles, che ne so, in uno di questi posti, tipo ne so, Alchemist, Max. Ciao da me, buona giornata, ci vediamo. Che... Ciao, bella. Siamo usciti adesso dall'albergo, abbiamo comprato al piano bar questa Ciroc, la vodka prodotta da Puff Daddy, il rapper americano, così ce la possiamo bere in treno. E niente, adesso ci vedremo, arriveremo alla stazione centrale di Milano per prendere il treno. Qua in taxi è Valerio, ecco la vodka è nostra amica. Adesso faremo i pezzi in treno probabilmente. E niente, adesso alle 7:55 abbiamo il treno e ci vediamo dopo, bella. Rieccoci ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto il mio vlog della giornata a Milano e ne farò altri presto, quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto o meno, se avete diciamo feedback da darmi, commenti sia buoni che negativi, fatemi sapere. Ecco qui il cappellino che ho comprato da Balenciaga, molto figo, poi più avanti vi farò una recensione, 250 euro, uno ovviamente paga più per il marchio che per altro, dato che è un oggetto di alta moda.
Ora invece è arrivato il momento di dirvi gli step successivi per la prossima giveaway. Nei giorni passati vi ho lasciato scegliere quale sarebbe dovuto essere il prossimo premio per la giveaway fra gli occhiali Saint Laurent indossati da Sfera, Tony e Wayne della DPG e anche i boxer oppure anche i calzini, quelli off-white. I boxer erano quelli di Supreme. Ha vinto l'occhiale di Saint Laurent, quello bianco, California. E adesso vi dirò cosa dovete fare per partecipare alla vincita di questo paio di occhiali. Questi li ho prestati nel video di Spezzacuori a Wayne, assieme ad altre cose. E in più sono gli stessi che ho prestato a Tony per vari live e concerti, li avrete visti su Instagram. Entrambi i componenti, sia Wayne che Tony della Dark Polo, li hanno usati varie volte e in più sono stati indossati anche da Sfera e Basta, come potete sapere, in vari video e anche in molte foto su Instagram. Quindi per partecipare alla giveaway cosa dovete fare? Dovete andare sul mio profilo Instagram, vi ho lasciato il link qua sotto, dovete seguirmi ovviamente, ma penso che molti di voi già lo facciano. E nel mio profilo Instagram troverete nelle mie stories, la riposterò ogni giorno in modo che nessuno se la perda, una immagine con gli occhiali in cui c'è scritto segui l'account Baringo1, cioè il mio account Instagram, poi tagga tre amici e infine tagga di nuovo il mio nome in modo che mi arrivi la notifica che hai partecipato. Ora, questa giveaway sarà un po' diversa dalle altre, dato che il premio vale molto, questi in boutique costano 250 euro. Quindi per avere più possibilità di vittorie si potrà fare in un modo. Ovvero, chi reposterà la mia stories più volte possibili, taggando ogni volta tre amici diversi, occhio io le controllo, taggando ogni volta tre amici diversi, non sempre gli stessi, altrimenti rischiate di essere eliminati. Chi la reposterà più volte, io alla fine della giveaway segnerò chi le ha fatte più volte in modo corretto e quindi l'avrà ripostata più volte possibile, ecco, quella persona sarà il vincitore. Quindi mi raccomando, già da stasera potete iniziare a repostarla e a taggare i vostri amici e me. E niente, il giveaway penso che finirà in settimana, ovviamente vi dirò in un post di Instagram, quindi attivate le notifiche ai miei post quando starà per finire, in modo da affrettarvi se non avete taggato e ripostato la storia abbastanza volte. E poi nel video seguente, come già sapete ho fatto le volte passate per l'estrazione dei vincitori, caricherò questo video su YouTube, ovviamente lo annuncerò anche prima su Instagram, in cui dirò chi è il vincitore di questi occhiali Saint Laurent SL98 California, quelli indossati da Tony e Wayne della Dark Polo e anche da Sfera e Basta. Quindi che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando partecipate al contest, l'Instagram è qua sotto, è tutto completamente gratuito come al solito, fatemi sapere che ne pensate del vlog, se vi è piaciuto e se ne devo fare altri, anche sui negozi di Roma magari, oltre che a Milano. E niente, che dire, mettete like, commentate, seguitemi su Instagram, fate tutti i passaggi per la giveaway e ci vediamo la prossima volta. Bella a tutti!